Ciascuno di noi, a 30 anni, aveva già pubblicato uno o due libri. Era ormai inserito in quella che si chiamava allora l'industria culturale. In questo senso il gruppo 63 è stato l'espressione di una generazione che non si ribellava dal di fuori, bensì dal di dentro. Non è stata una polemica contro l'establishment, è stata una rivolta dall'interno dell'establishment, un fenomeno certamente nuovo rispetto alle avanguardie storiche. Umberto Eco, in una dichiarazione del 2003, definiva in questo modo il movimento di neoavanguardia che aveva contribuito a fondare 40 anni prima, e che fu una breve ma significativa esperienza nella cultura italiana dell'epoca. Il gruppo 63 nacque formalmente a Palermo, in occasione di un convegno svoltosi tra il 3 e l'8 ottobre del 1963 e a cui parteciparono alcuni importanti scrittori e intellettuali. Oltre a Eco, i nomi di spicco erano Edoardo Sanguinetti, Alberto Arbasino, Angelo Guglielmi. In realtà la nascita del gruppo fu il punto finale di un percorso iniziato anni prima, fin dal 1956 con la fondazione della rivista Il Verri e la pubblicazione di Laborintus, la prima opera di Sanguinetti che si ribellava alle convenzioni letterarie. Nel 1961 era poi uscita l'antologia I Novissimi, curata da Alfredo Giuliani, che comprendeva testi di poeti come lo stesso Sanguinetti, o come Elio Pagliarani e Nanni Balestrini, la cui esperienza sarebbe confluita nel gruppo 63. Questo si presentava come movimento di neoavanguardia, per distinguersi dalle avanguardie storiche come il futurismo, e proponeva il netto rifiuto delle correnti del dopoguerra, soprattutto il neorealismo e il romanzo tradizionale. Pur essendo un gruppo composito e non avendo un proprio manifesto, esso si ispirava all'ideologia marxista, e l'intento era sovvertire le convenzioni letterarie con uno sperimentalismo di stile e linguaggio, talvolta portato all'estremo. Fondamentale è il saggio di Umberto Eco intitolato Opera aperta, uscito nel 1962, dove si afferma che l'opera d'arte contemporanea non è più un contenuto definito dall'autore una volta per tutte, ma un prodotto che il fruitore può liberamente interpretare e modificare. La riflessione di Eco fornisce le basi teoriche del gruppo 63 e ha evidenti legami col Nouveau Roman, sviluppato in Francia a partire dagli anni 50, e anche con la letteratura combinatoria che in Italia sarà sperimentata da Italo Calvino. L'opera letteraria e artistica non deve dunque presentare un solo piano di lettura, ma fornire molteplici chiavi interpretative non determinabili dall'autore. E ciò riproduce la complessità e indecifrabilità del mondo contemporaneo. Questo pensiero è alla base delle opere di Edoardo Sanguinetti, dal già citato Laborintus sino al romanzo Capriccio Italiano, del 1963, che scardina completamente le forme della narrazione tradizionale. Nel gruppo ci furono autori di diversa sensibilità, quindi anche le scelte letterarie furono differenti. Elio Pagliarani, ad esempio, si interessò più ai problemi sociali ed economici della civiltà consumistica, senza ricorrere a sperimentalismi estremi. Notevole il suo poemetto intitolato La ragazza Carla, del 1960, che racconta le vicissitudini di una giovane impiegata nella Milano industriale di metà secolo, toccando temi come l'alienazione e lo sfruttamento economico dei lavoratori poveri. Altri autori compirono scelte di stile più radicali, tra questi Nanni Balestrini, che usò la tecnica del collage mettendo insieme ritagli di giornale, annunci economici e pubblicitari, e la cui opera principale fu il romanzo Vogliamo tutto, del 1971. Ancora più estreme le soluzioni di Giampio Torricelli, che nel romanzo Coazione a contare riempì le pagine del libro con una serie di numeri in sequenza scritti in lettere, senza una logica apparente e in modo provocatorio. Tra gli esponenti più importanti del gruppo 63 ricordiamo anche Angelo Guglielmi, che contribuì al movimento soprattutto con scritti teorici, tra cui spicca Avanguardia e Sperimentalismo, interessante anche Vent'anni di impazienza, un'antologia della narrativa italiana del dopoguerra. Guglielmi negli anni 80 sarebbe diventato direttore di Rai 3, avviando un rinnovamento della rete con l'introduzione di programmi di inchiesta come Samarcanda, e satirici come Blob. Gli autori del gruppo 63 non furono sempre compresi, soprattutto per il carattere elitario della loro cerchia e i loro testi spesso oscuri e indecifrabili. Furono protagonisti anche di polemiche letterarie, ad esempio contro i romanzieri Giorgio Bassani e Carlo Cassola.
Il limite della loro proposta fu soprattutto l'intento di compiere una rivoluzione culturale, senza però un'ideologia comune che andasse al di là della semplice provocazione. Ebbero il merito di anticipare il clima di contestazione che sarebbe sfociato nel 68. Un episodio indicativo della natura del movimento fu nel 1967, quando Umberto Eco inventò insieme ad altri il premio Fata, in opposizione al blasonato premio Strega, da assegnare al libro o film peggiore dell'anno. Tra i primi vincitori ci fu Pasolini, che non apprezzò. Dopo il convegno fondativo di Palermo, il gruppo 63 tenne altri 5 raduni in altre città italiane, per poi sciogliersi ufficialmente nel 1969. I suoi membri presero le strade più diverse, incluso Eco che nel 1980 pubblicò il romanzo Il nome della rosa, un bestseller molto distante da quell'ideologia. A distanza di 60 anni, il valore di quell'esperienza sta nell'aver aperto una strada nuova per l'interpretazione della modernità, seguita da altri scrittori, tra cui soprattutto Italo Calvino. Nel 2022, così Angelo Guglielmi stilò il bilancio di quella stagione. Non si può insomma dire che la nostra piccola rivoluzione sia stata piccola. Violenta però mai. La violenza riguarda le avanguardie, e noi eravamo un'altra cosa. Noi eravamo sperimentali.